Alessandro, una sconfitta arrivata nel finale, quindi immagino che ci sia molto rammarico, però per te che gara è stata? Ma non ti nego che è stata emozionante anche rivedere il Bonolis nuovo, il campo nuovo è stato emozionante e sono contento perché dopo gli ultimi anni tribolati questa è una piazza che meritava, non che quello che Campitelli non lo era, ma questo presidente ha ridato entusiasmo, sono contento per i tifosi, per la piazza che ha ritrovato tutto questo entusiasmo e spero che il Teramo faccia un gran campionato come lo sta facendo. Ti è sembrato di giocare su un altro campo, visto che hai detto il Bonolis nuovo rispetto a quello a cui eri abituato? Ma sotto i piedi sì, però il calore della gente alla fine era sempre quello, ha spinto la squadra fino all'ultimo minuto e purtroppo per noi oggi un pareggio era oro, perché parte giocare con alcuni fuori ruolo, però venire a giocare qua sicuramente sarà difficile, non per l'Avellino ma per tutte le squadre, penso. Ma il mister non lo devo raccontare io, ha cambiato volta a questa squadra. Da quando è arrivato lui i risultati sono dalla sua parte, un mister vulcanico, un mister che ci mette l'anima, un mister preparatissimo a mio avviso, perché a parte purtroppo, ripeto, il gol di oggi, noi nei calci d'angolo, nei calci piazzati non abbiamo mai preso gol. Purtroppo questo dispiace, però sono sicuro che con la voglia che ha il mister, la voglia che abbiamo noi, ci tireremo subito fuori da queste zone basse. Dico basse perché adesso abbiamo una partita difficile a Catania e poi ci giochiamo uno scontro molto importante con il Picerno, che è l'ultima della zona play-out. Ci tengo tanto a salutare il pubblico di Teramo, è sempre casa mia, io sarà sempre la mia squadra del cuore e ti farò sempre per il Teramo. Adesso sono un giocatore dell'Avellino, gioco per l'Avellino e sono contento di giocare per l'Avellino, però è chiaro che ogni domenica vado, non dico che sarei bugiardo, vado a vedere i risultati, tifo per il Teramo e spero che faccia un grande campionato perché la gente se lo merita. Devo tanto all'Avellino che mi ha preso in un momento delicato della mia carriera, perché era veramente un momento delicato e devo tanto ad Avellino, però alla fine c'è tempo per tornare a casa. È vero che stai trattando il rinnovo? Ma sono voci, perché comunque sì, siamo a ridosso del mercato, siamo a gennaio, si parla, si chiacchiera, però io ho dato piena disponibilità all'Avellino, non ho problemi, se la società vorrà mettermi sul piatto il rinnovo io sarò l'uomo più felice, altrimenti vedremo il da farsi.